Buongiorno a tutti, questa rubrica non era morta, Libri Liberi, semplicemente non avevo ancora trovato un degno partecipante a questi incontri a livello degli altri dal mio punto di vista, nel senso che sapete che questa è una rubrica che è nata dal mio cuore, con persone con cui io mi sento profondamente in sintonia per quello che pensano, per quello che scrivono e soprattutto per come vivono. Oggi siamo qui con un amico, Tripson, che ha scritto un libro, direi, controverso. Eccolo, il libro è questo, The Magic Mushroom. Io l'ho cominciato a leggere il libro e quello che mi è piaciuto e che mi sta piacendo è che il tema del libro sembra quasi un espediente. Chiaramente è un libro che parla dei funghi magici, sicuramente, però è un approccio per parlare di questo associato a qualcosa di molto più importante, di molto profondo, che è la coscienza dell'essere umano. Quindi è un libro che mi sta piacendo molto. Poi arriverò in fondo e vi dirò se mi sarà piaciuto fino in fondo. Però quel po' che ho avuto modo così di confrontarmi con l'autore mi lascia pensare che arriverò in fondo felice. Ecco. A te la parola per dirci un po' come è nata questa idea, come ti è venuto in mente di parlare di questa cosa anche così difficile da affrontare, perché è un tema, ho usato la parola controverso, ma anche illegale se vogliamo, quindi. Sì, infatti dici bene, sono assolutamente sostanze illegali messe nella stessa tabella di legge che vieta l'eroina, per esempio, nonostante non abbiano nessuna delle caratteristiche che rendono pericolose sostanze come appunto gli oppiacei, quindi la dipendenza, la tolleranza che è innescata assolutamente dall'uso di quel tipo di sostanze, mentre per esempio i funghi, i psichedelici, le sostanze psichedeliche in genere non hanno questo rischio, tant'è che se io oggi assumessi dei funghi e avessi una bellissima esperienza e dicessi vai, domani ne faccio un'altra, domani riprendo quella stessa quantità e non mi fa nessun effetto, cioè praticamente deve passare almeno una settimana prima che possa rimettermi all'interno di questo tipo di esperienza. Per cui direi che avere una dipendenza in questo modo è praticamente impossibile ed è anche poi nell'esperienza di tanti che magari hanno fatto uso di funghi, magari all'inizio c'è un po' di entusiasmo per cui una volta al mese, due volte al mese, però poi passano magari mesi anche tra un'esperienza e l'altra, proprio perché il tipo di esperienza che hai fatto ti richiede anche un periodo di elaborazione, di integrazione, di comprensione di quello che è successo. Quindi non è neanche assimilabile a sostanze come l'erba, perché invece l'erba la puoi usare continuativamente ed è vero che non crea assuefazione, che è un organismo naturale e tutto quanto, però se uno si fa due canne ogni giorno, alla fine è un po' rimbambito, lo è. Sì, sì, sicuramente è vero che non c'è una dipendenza fisiologica, cosa che invece c'è ad esempio con l'eroina, dove certo. Anche le cellule in un vetrino che sono abituate ad avere eroina, nel momento in cui gliela togli c'è proprio una sofferenza fisiologica. In questo caso sia la canapa che i funghi non danno questo tipo di dipendenza, però è vero che l'erba ha un potenziale di dipendenza psicologica abbastanza presente, tant'è che anche in confronti su forum di persone che usano questi tipi di sostanze, quello della dipendenza dall'erba, che non ha conseguenze gravi assolutamente, però è una cosa presente. Assolutamente questo invece non riguarda i funghi, questo senza ombra di dubbio. Però, e tra l'altro, sempre per rimanere nell'aspetto fisico della sostanza, quindi l'interazione a livello fisiologico, il rapporto tra la dose attiva e la dose potenzialmente letale è così, sono così distanti questi due valori che rendono praticamente impossibile morire, sia nel caso della canapa, per esempio, o nel caso dei funghi, per un'overdose. Cioè io dovrei mangiare 2 chili di funghi secchi o 20 chili di funghi freschi
per avere il 50% di possibilità di rischio di morire. È assolutamente fisiologicamente impossibile, quindi per questo motivo. Questo non vuol dire che non ci siano dei rischi e delle controindicazioni. E su questa cosa nel libro, per esempio, insisto parecchio, perché il rischio a livello fisico esiste dove ci sono patologie, per esempio, problemi cardiaci, c'è un aumento della pressione del sangue, c'è un leggero aumento della velocità del battito cardiaco per soggetti delicati, può essere, o anche chi ha epilessia, per esempio, quello è un'altra condizione fisiologica che può creare dei problemi. Ma i veri problemi sono a livello emotivo, mentale, psicologico, cioè dove c'è una familiarità con patologie psichiatriche, dove c'è un soggetto borderline, dove c'è un'emotività molto spinta, bisogna fare molta, molta attenzione. Cioè, molta attenzione se uno è emotivo, per gli altri casi è assolutamente vietato, cioè ci vorrebbe l'assistenza medica. È un ragionamento teorico, in realtà è una sostanza vietata, per cui neanche il medico può usarlo. Però stanno iniziando negli Stati Uniti, già da molti anni, in Inghilterra, per esempio, dove in contesti clinici controllati, con la preparazione e con poi anche l'integrazione e l'assistenza nel mentre, l'uso di psilocibina, che è il principio attivo contenuto nei funghi psilocibe, sta portando a dei risultati veramente straordinari nella cura di tutta una serie di patologie, non solo patologie, ma anche, per esempio, nel trattamento dei malati terminali, per aiutarli, per esempio, a riconciliarsi con quello che sta succedendo. E i risultati sono veramente straordinari, con una piccola quantità, l'equivalente di 2,5 grammi di funghi secchi, che è considerata, per chi ha una sensibilità normale, una dose ricreativa, invece per i malati terminali, nell'80% dei casi determina un cambiamento nel loro sentimento, nella paura, nell'ansia, nella disperazione che ci può essere in quella fase di chiusura della vita, con dei cambiamenti che sono assolutamente sbalorditivi. Una seduta è, nella maggior parte dei casi, sufficiente a determinare un cambiamento incredibile. Ma anche nella cura della depressione, per esempio. Persone che da decenni sono in trattamento farmacologico e psicologico, psichiatrico per problemi di depressioni gravi, con una dose, quindi un'esperienza, ma anche con l'assunzione di quantità sotto la soglia dell'effetto psicoattivo, si parla di 0,2-0,25 grammi, stanno ottenendo dei risultati veramente sbalorditivi. Persone che da 30 anni erano depresse hanno ricominciato a vivere senza effetti collaterali, nel senso che, tra l'altro, in queste quantità è una sostanza che assolutamente non dà nessun tipo di problema, al contrario di psicofarmaci che tendono ad avere un effetto di accumulo, ma soprattutto tendono a sedare il sintomo e non aiutare a ritornare in connessione con il proprio sentire, con le proprie emozioni, in forma, come posso dire, gestibile. E questo ci dimostra come alla fine sia tutta una questione di percezione anche sul il nostro stare bene o stare male all'interno della nostra quotidianità. Dipende appunto, beh, sai, tu Oponopono lo conosci bene e Oponopono ci insegna che abbiamo a che fare con queste entità, chiamiamole così, che definiamo memorie, che sono quelle che determinano la nostra percezione delle cose, quindi che ci permettono o ci impediscono alla fine di stare bene o di stare male. È interessante vedere che ci sono degli ulteriori strumenti per indirizzarci sempre più verso il riconoscimento della nostra reale identità. Carlos Castaneda parlava di peyote, no? È qualcosa che può essere assimilato, quindi. Sì, fanno parte di quella tradizione che considera sacre tutta una serie di piante o di sostanze comunque di origine naturale. Rientra quindi in questo sicuramente il peyote, il San Pedro, che è un'altra varietà di cactus, l'ayahuasca, che ha come ingredienti sostanzialmente sostanze vegetali, quindi una liana e delle foglie, i funghi sicuramente. Poi ci sono anche altre sostanze che hanno un'origine naturale, ma sono state poi sintetizzate in laboratorio, come per esempio, quindi si possono definire semisintetiche, tipo l'LSD,
che è in origine la sostanza da cui si è partiti è un fungo parassita della segale, che viene chiamata quindi, perché ha questo aspetto, segale cornuta, il peyote, anche per il tipo di utilizzo, uso cerimoniale, con una lunga tradizione, rientra in questo tipo di sostanze psichedeliche. E tra l'altro, proprio su psichedeliche vorrei dire una parola. Molti pensano che, cioè, psichedelico è quel tipo di immagini degli anni 60, colori, fiori, si tende ad associarlo a questo. In realtà psichedelico significa manifestazione della psiche. E se andiamo a vedere che psiche, termine greco, significa anima, questo ci permette di rimettere in un contesto più interessante questo tipo di sostanze, che sono sostanzialmente un tuffo dentro se stessi. Cioè, quello che tu vivi, quello che, di cui tu fai esperienza, è semplicemente una manifestazione di quello che sei. Per questo motivo il termine allucinogeno è assolutamente fuorviante, perché allucinazione vuol dire vedere un qualcosa che non c'è. In realtà tutto quello che stai vedendo è semplicemente una amplificazione, una deformazione, una rappresentazione, magari anche simbolica, di un qualcosa che assolutamente riguarda te. E quindi il gioco dell'esperienza psichedelica è stare con quello che c'è, che è la visione del lavoro con Ho'oponopono, del lavoro di presenza, ricordarsi continuamente che ci sei e non identificarti in quello che succede, ma osservare. E questo è il senso del lavoro con le sostanze psichedeliche in genere, secondo me, da fare soprattutto in un contesto dedicato, quindi non assumere i funghi e poi mettersi a guardare i video su YouTube, ma rimanere presenti a se stessi, ed è un'occasione incredibile di poter scoprire di sé delle cose veramente che vengono amplificate e per questo motivo diventano più facilmente riconoscibili. Se tu sai che cosa stai facendo, riesci a comprendere di te delle cose che in stato ordinario non è così facile. Poi ci sono, come chiacchieravamo prima, ad esempio delle altre tecniche che ti consentono questo tipo di osservazione di te, come possono essere tecniche di respirazione, per esempio, rebirthing, la respirazione olotropica, o altre tecniche, certo, di danze estatiche, digiuni, cioè ci sono molti modi per in qualche maniera sintonizzare, spostare la sintonia del cervello su una percezione leggermente diversa da quella che hai nello stato ordinario. O come diceva Carlos Castaneda, di spostare il punto di unione. Certo. Sì, da quello che dici mi viene un po' l'associazione: se effettivamente, come diciamo, la realtà, quello che noi viviamo, tocchiamo, sperimentiamo, è la proiezione della nostra energia interiore, in questo modo, amplificando la proiezione, ci permettiamo non solo di riconoscere la realtà, ma di riconoscere in maniera più potente da dove deriva la realtà. Quindi è bellissimo questo. Rimane il fatto che chiaramente non è per tutti, è per tutti, ma non è per tutti. Sì. Nel senso che in ambito cerimoniale sappiamo bene che il discepolo non viene mai abbandonato all'esperienza. Anche nell'eventualità che lui abbia la convinzione di essere abbandonato, in realtà non lo è mai. Il maestro è sempre presente, sempre attento, sempre c'è, è lì. C'è quella bellissima storia, è una storia nativoamericana del padre che porta il figlio a fare l'esperienza di iniziazione nel bosco e lo benda e gli dice che deve stare lì fino all'alba del giorno dopo e lo lascia là, lo benda, lo siede su un sasso e lo lascia là. E questo ragazzo appunto fa l'esperienza di tutta la notte con tutte le problematiche, i pensieri, le paure, il terrore, perché comincia a sentire suoni, a vedere cose, fino a quando comincia a capire che sta arrivando l'alba, quindi si toglie la benda e scopre che suo padre era seduto sul sasso di fronte a lui. Questo sì, è la storiella, ma per dire, facciamo attenzione a buttarci in esperienze non guidate, non tutelate, perché rischiano di non portarci dove vogliamo andare e di
metterci in una condizione in cui non potremo cogliere l'opportunità che effettivamente quelle esperienze potrebbero darci. Concordo completamente. Molti si affidano agli psichedelici pensando che impareranno delle cose, che avranno delle rivelazioni, eccetera. In realtà non potranno mai trovare niente di più di quello che loro hanno già dentro. Io vedo l'utilizzo di queste sostanze dove è possibile per legge, ovviamente, e alcune nazioni questo lo permettono, per esempio l'Olanda, per citare la più nota. Puoi affrontare un'esperienza se sei già preparato e se questa è una all'interno di un percorso che tu fai comunque al di fuori di quei momenti specifici in cui è veramente irragionevole pensare che fai solo un lavoro con l'uso di sostanze sperando di ottenere dei risultati. No, c'è da studiare, c'è da fare pratica, c'è da fare un percorso che ogni tanto trova nell'esperienza psichedelica il modo di creare quelle connessioni, quello che tu hai capito intellettualmente, studiando, leggendo. In quel contesto puoi veramente vivere quello che io chiamo il momento wow, in cui veramente dici, ora ho capito. Wow. E da quel momento quella cosa diventa parte di te. Sei riuscito a chiudere un pezzetto, un tassello di quello che hai capito all'interno di un percorso che tu stai facendo nella vita di tutti i giorni. Questo è quello che dà senso a un utilizzo delle sostanze, altrimenti secondo me non servono a nulla. Ma in effetti, se vogliamo guardarla, questo è vero in ogni ambito, particolarmente nell'ambito della spiritualità in cui noi operiamo, ma se uno adesso, al di là dell'utilizzo di qualsiasi tipo di strumento, quelli che stiamo analizzando adesso sono appunto strumenti, ma se uno continua a saltare di palo in frasca, a leggere un miliardo di libri, a iniziare il percorso di Ho Oponopono, per poi passare al Reiki, per poi fare il Theta Healing, per poi... cioè non arriverà mai a niente. C'è un detto bellissimo che dice: nessun vento è propizio al navigante che non sa in che direzione andare. Le sostanze di cui stiamo parlando sono degli strumenti che, utilizzati in un determinato modo, abbiamo visto che ce ne sono anche di tipo assolutamente legale, tra virgolette, perché sì, ci sono veramente certe modalità di respirazione consapevole che con l'iperossigenazione ti portano ad un... e là è tutta roba tua, insomma, quindi... e ti portano a degli stati alterati che ti permettono di esplorarti, perché questo poi è l'obiettivo. Come dici, non potrò mai fare nessun tipo di esperienza che energeticamente io non contenga già. Sì. E questo vale per ogni ambito. Nelle storie di Maui raccontiamo appunto che siamo tutti affetti da dimenticanza, la chiamiamo così, questa malattia che affligge l'umanità. Ma aver dimenticato non significa non sapere. Quindi la tua saggezza intrinseca c'è ancora di più. Abbiamo una guida interiore che ce la centellina, ce la propone di continuo, ma è sempre qualcosa che abbiamo. Adesso nel libro l'ho appena cominciato e ho scorso e ho letto un po' i capitoletti che mi stuzzicavano di più e ho letto la tua considerazione sul risveglio. Quello è bellissimo vedere cosa effettivamente significa risveglio. Intanto cominci dicendo che non si può parlare di risveglio senza aver fatto l'esperienza, perché non sei in grado di capire di cosa stai parlando. Quindi puoi parlare per sentito dire, come per l'amor di Dio. La maggior parte dei libri che ci sono sul mercato affrontano le cose in questo modo, ma si vede subito la differenza. E poi la descrizione appunto che dai è bellissima, perché parli di qualcosa che già ci riguarda. Si tratta solo di riconoscere uno stato reale di cui ci eravamo appunto dimenticati. Infatti, guarda, questo mi dà lo spunto per parlare di funghi magici. Vengono chiamati in questo modo proprio perché, non sapendo come altro descrivere certi stati che vivi all'interno di un'esperienza, vengono chiamati magia. La magia è per l'appunto un qualcosa che è sovrannaturale, che non sai come spiegarti. In realtà non è magia, è la compresenza di uno stato di presenza, essere completamente nel qui e ora, col cuore aperto. Certo. E quella bellezza, quella perfezione che tu vedi intorno a te,
e che ti lascia veramente senza parole, viene vissuta da molti come magia. Ma se tu sai perché hai studiato, perché hai fatto pratica, perché hai la conoscenza, hai la cognizione, in quel momento fai click e capisci che quello è lo stato di risveglio. E pensare che c'è della gente che vive costantemente in questo stato può essere da una parte, ti può anche scoraggiare, come quando primo giorno di palestra incontri Schwarzenegger e tu dici no, non ce la farò mai. In realtà è una cosa che ti stimola, perché se l'hai raggiunto, l'hai sperimentato una volta, ci puoi tornare. E l'hai vissuto, sai che puoi trovarlo anche in condizioni di coscienza ordinaria. Certo. E personalmente mi è successo. E questo mi dà la conferma che la sostanza è un aiuto, è un qualcosa che ti può far funzionare la testa in un modo tale da permetterti di accedere all'esperienza diretta, ma questo può avvenire anche a prescindere dall'utilizzo di qualsiasi tipo di sostanza. Questo è bellissimo quello che dici, perché mi sembra che stai parlando di Ho Oponopono, perché effettivamente Ho Oponopono non è qualcosa che modifica quello che c'è lì fuori. E chiaramente tu adesso dici, entri in una dimensione, in un modo di percepire le cose che ti fa riscoprire la bellezza delle cose. Ma quella bellezza era già là, non è che ce l'hanno messa i funghi, non è che ce l'ha messa Ho Oponopono. La bellezza è lo stato naturale delle cose. Sì. Le memorie sono quelle che ci offuscano gli occhiali e che ci impediscono di scorgerla la bellezza, ma la bellezza è già là. Sì, è proprio una questione, la coscienza è centrale rispetto a qualsiasi aspetto della nostra vita. Noi siamo una coscienza che sta facendo esperienza, e questo secondo me è estremamente importante anche nell'uso di sostanze psicoattive come appunto i funghi. Se tu riesci a mantenere la consapevolezza di questo, ti si apre un mondo di comprensioni, di connessioni, che normalmente sono in qualche modo celate da queste memorie, da questi veli oscuratori, secondo la tradizione buddista si chiamano in questo modo, ed è dimostrato scientificamente anche la risonanza magnetica funzionale fatta al cervello nel momento in cui uno è sotto l'effetto dei funghi, mostrano come si attivano delle parti del cervello che normalmente sono in qualche modo addormentate, e aumenta il numero di connessioni tra queste parti. Questo dà un senso anche dal punto di vista oggettivo, scientifico, al fatto che stai vivendo un'esperienza in uno stato di coscienza fuori dall'ordinario. Del resto, i risultati positivi dall'uso di queste sostanze in contesto medico, quindi con preparazione, con integrazione, con assistenza su tanti tipi di patologie, anche i disturbi da stress post-traumatico, persone che hanno vissuto delle tragedie e da cui non riescono a uscire, questo tipo di sostanze è in grado di ottenere dei risultati straordinari con una sola seduta. I psicoterapeuti che affermano, sulla base della loro esperienza diretta, che una esperienza fatta in questo modo equivale ad anni di psicoterapia concentrati nell'arco di qualche ora, dà l'idea che veramente c'è un potenziale enorme, che tra l'altro anche a livello economico, finanziario, stanno nascendo tante società, soprattutto all'estero, parlo di Stati Uniti e Canada, quotate in borsa, che stanno sviluppando tutta una serie di protocolli e prodotti che hanno come base l'utilizzo di queste sostanze, certo, con la supervisione della Food and Drug Administration, con tutte le validazioni, ed effettivamente stanno vedendo che controindicazioni a livello fisiologico non ci sono. I risultati ci sono, adesso si tratta di capire come procedere, ma la direzione è quella, è un settore in sviluppo incredibile. Un'altra cosa che continuo a dire, soprattutto a quelli più giovani che stanno studiando, stanno anche cercando uno sbocco per professionale, per il futuro, io vedo un grandissimo futuro per la psicoterapia assistita con psichedelici. Stanno iniziando a fare delle scuole di formazione all'estero, in Italia ancora siamo in una situazione un po' arretrata, e ecco, quello credo che sia uno sviluppo assolutamente interessante. Non mancheranno mai i pazienti, ci sarà sempre tanto lavoro, ma anche perché è veramente un modo di lavorare che in breve tempo è in grado di produrre delle guarigioni. Certo. E quindi
stiamo a vedere, ma sono convinto che quello è uno sviluppo inevitabile che vedremo presto anche in Italia, spero. Beh, cosa dire? Grazie per questo bellissimo viaggio, davvero, a proposito. Tornando un attimo al libro, per chi fosse interessato, davvero, troverete poi il link per acquistare il libro nella descrizione del video. Quello che così ci tengo davvero a dire è che per quello che ho letto io, insomma, ne ho letto abbastanza e poi l'ho spizzicato così mi pare che sia veramente un testo con un espediente principale, che è quello dei funghi magici, ma che affronta degli argomenti davvero davvero interessanti nel nostro ambito, con risposte assolutamente condivisibili. Per cui davvero, che siate interessati o non siate interessati alle sostanze, trovo che sia un libro da leggere perché mette dei puntini sulle i che sono importanti, al di là del fungo magico, che comunque è sicuramente un argomento interessante da approfondire, però, appunto, come ho detto in apertura, è bello l'espediente per fare dei ragionamenti molto profondi e devo dire che Tripson, all'interno di questo testo, è riuscito a fare questo tipo di operazione. Grazie, grazie mille. Sì, questa era l'intenzione. Infatti anche in copertina c'è scritto Tenet Nosce, un po' come se fosse l'editore, anche se in realtà è una autopubblicazione, proprio per sottolineare l'importanza di conoscere se stessi, perché è un passaggio imprescindibile nella E nostra quindi alla fine evoluzione. anche lo strumento del fungo magico diventa appunto uno strumento per arrivare a sempre lo stesso obiettivo, che è quello di sviluppare una presenza tale per arrivare a capire davvero chi siamo, a comprendere davvero chi siamo all'interno di una dimensione molto più ampia. Quindi grazie, grazie, grazie. Vi Grazie invito ad approfondire questo tema. Troverete il link in calce e grazie a tutti e ci sentiamo presto con un altro appuntamento per la nostra rubrica di Libri Liberi. Grazie. a te. Grazie Giovanna e grazie a tutti quelli che hanno messo del tempo per ascoltarci. A presto allora, un abbraccio a tutti.